Ed eccoci qui ragazzi, bentornati in un nuovissimo video, è sempre Christian Musella che vi parla. Allora ragazzi, da come avrete potuto leggere già dal titolo, non posso mai annunciarlo io purtroppo, già lo leggete, ed è proprio come diventare un testimonial di un'azienda. Ragazzi, la cosa più importante di come diventare un testimonial di un'azienda, prima di partire con i vari punti chiave, è proprio quello di essere se stessi. Quindi dopo riprenderò queste cose che sto dicendo e ve le spiegherò anche meglio. Quindi ragazzi, come diventare testimonial di un'azienda? La cosa più importante per diventare testimonial di un'azienda è proprio quella di essere molto costante, essere attivi sui vari social, proprio per farci vedere da tutti i brand che andranno a seguirci. Dobbiamo far sì che i nostri contenuti piacciano ai brand. Quindi dobbiamo creare dei contenuti unici e importanti che ci mandano direttamente ai loro occhi. Diventare testimonial di un'azienda non è che sia una cosa difficilissima. Non è difficile, ma potrebbe esserlo, perché la parola testimonial sembra che sia difficile, sembra che sia così dura. Io sono testimonial di... Però non è vero. Allora, l'importante per essere un testimonial è fare un lavoro tutto in background, ovvero creare dei contenuti da urlo, proprio perché le varie aziende vadano a vederli e dicono wow, voglio questo ragazzo che lavori con me. Quindi ragazzi, per prima cosa andiamo a vedere subito cosa significa però diventare testimonial di un'azienda. Significa proprio che l'azienda vuole usare la vostra immagine per creare dei contenuti. Però come diventare, come far sì che un'azienda venga da voi e vi contatta e dice voglio la tua immagine per rappresentare tutti i miei prodotti, tutti i miei accessori? Il come è una domanda un po' più difficile da rispondere, però andremo a vedere insieme come riuscirci. Allora, la prima cosa è essere se stessi, come detto inizialmente. Appena avevo cominciato questo video, avevo detto essere se stessi. Perché essere se stessi? Essere se stessi è molto fondamentale se vogliamo raggiungere qualsiasi obiettivo, perché se dovessimo copiare gli altri, noi non arriveremo da nessuna parte. È importante essere se stessi affinché un'azienda ci reputi testimonial, e ci vuole a tutti i costi come testimonial della propria azienda. Essere se stessi perché noi dobbiamo comunque seguire ciò che propone l'azienda, dobbiamo seguire le varie mode che lancia l'azienda, dobbiamo essere sempre lì pronti a capire cosa farà l'azienda, dobbiamo stringere dei contatti forti con l'azienda e dobbiamo farci notare dall'azienda. Quindi tutto dipende da noi, dobbiamo essere sempre lì costantemente a vedere l'azienda cosa propone. E noi andremo a creare contenuti per quell'azienda, contenuti unici e belli da vedere, che possano piacere sia all'azienda che alle altre persone che vanno a vedere i nostri contenuti. Invece molte altre persone però, di solito sono persone che da sole non sanno fare nulla, lo dico così proprio apertamente, si recano in varie agenzie di moda, di spettacolo, di marketing, proprio perché scelgono la strada più facile, ma a volte la strada più facile è proprio quella strada che non conosciamo, quindi meglio falciare la strada da soli che seguire una strada che non conosciamo. Quindi stavo dicendo che queste persone scelgono di andare in una determinata agenzia di moda, di marketing e quant'altro, proprio perché credono che sia la strada più facile, ma invece no, è anche la strada più difficile e la più sporca, più sconcia, perché ci sono dei compromessi da accettare, ci saranno sempre delle cose che non vogliamo ma che dobbiamo fare per forza pur di riuscire a fare qualcosa. Quindi, come ho sempre detto in qualsiasi mio video, a tutte le persone che mi seguono, se vogliono raggiungere un determinato successo, non dovranno mai e poi mai affidarsi a qualcuno. Ok, molte persone invece mi dicono che da soli non si arriva a nessuna parte. Oppure che si arriva fino ad un certo punto, ma prima o poi avremo bisogno sempre di qualcuno che ci guidi verso la strada giusta. Io ho sempre negato questo, ho sempre detto invece no, perché la vita è un po' fatta così: se noi siamo capaci, siamo talentuosi, siamo bravi in qualcosa, non abbiamo bisogno proprio di nessuno che mangi dietro le nostre spalle. Quindi ragazzi, è molto importante seguire le vostre idee, le vostre cose e non quelle degli altri, perché gli altri non sapranno mai noi cosa stiamo pensando e cosa vogliamo fare. Quindi ragazzi, se volete fare qualcosa da soli, fatelo, non affidatevi mai a qualcuno, perché quel qualcuno prima o poi ci abbandonerà insieme a tutti i nostri sogni, se non dovessimo accettare nessun compromesso e qualcosa che non vorremmo accettare. Quindi ragazzi, anche questo punto è stato detto. Una volta detto questi vari punti fondamentali, voglio andare a dirvi anche un'altra cosa molto importante. Come ben sapete, e chi non mi conosce, ci tengo a dirlo, sono stato testimonial della Daniel Wellington nel 2016, sono stato notato proprio da questa azienda per essere stato originale
e perspicace, ecco. Poi non è stata l'unica azienda in cui sono diventato testimonial, ma ne cito qualcuna, ad esempio anche la Episox, che ci tengo a dirlo, eccolo qui, lo scatolo giallo è proprio questo qui, sì, Episox. Poi dopodiché sono stato testimonial anche della Polevit e altre aziende per quanto riguarda la moda e gli accessori. Allora, però, diventare testimonial significa anche non dover accettare proposte di lavoro da parte dei competitors. Quindi se io divento testimonial di un'azienda che tratta prettamente orologi, non potrò andare ad accettare proposte lavorative da parte di un'azienda che tratta orologi. Questo sembra chiaro, quindi è come se stessi firmando una vera e propria esclusiva con questa azienda. Quindi ragazzi, non posso fare altro che dirvi e ripetervi i punti fondamentali: essere se stessi, creare contenuti originali, dobbiamo farci vedere dai brand. Quarto punto, essere sempre lì informati su qualunque cosa cacciano e qualunque cosa mostrano, su qualunque novità. Quindi ragazzi, questi sono i punti chiave. Non posso fare altro che salutarvi, augurarvi un grosso e immenso in bocca al lupo. Carpe diem come sempre ragazzi, cogliete l'attimo e vi saluto con un grosso e immenso bacio. Ciao!